Filippo, prima di tutto complimenti perché ritengo che questa forse è stata una delle partite più difficili da vincere per le motivazioni dell'avversario e anche perché c'era un campo che non permetteva al Catania di esprimersi al meglio, cioè di esprimere al meglio le proprie qualità tecniche. Sì, intanto merito a loro perché ci hanno messo in difficoltà. Non ci aspettavamo un Castrovilla del genere, però sapevamo che col cambio allenatore avremmo trovato una squadra motivata. Il campo, soprattutto anche il meteo, c'è stato tanto vento e ci ha messo in difficoltà. Non siamo riusciti a fare il nostro gioco, però siamo stati bravi a capire subito com'era il campo e com'era la partita. L'abbiamo messa sotto il punto di vista dell'aggressione, di non perdere seconde palle e siamo stati bravi. Filippo, un'altra cosa che colpisce di questa squadra è la maturità di lettura della partita, cioè non avete la frenesia di dover, quando anche si trovano avversari un po' più difficili da affrontare, più complicati, non avete la frenesia di buttarvi in avanti. E oggi avete fatto per l'ennesima volta questo discorso, cioè siete riusciti a... Sì, penso che sia un segnale di crescita, perché magari all'inizio eravamo un po'... mettevamo più tempo a capire com'era una partita, invece oggi da riscaldamento siamo stati subito sul pezzo, sapevamo che riuscivamo a giocare poco, dovevamo giocare sulle seconde palle, quindi essere un po' più aggressivi, non concedere niente sui nostri errori e siamo stati bravi perché, ripeto, non era semplice oggi portare a casa 3 punti. Prima dicevamo al mister, 18esima vittoria in campionato su 22 partite, il Catania è maggiorenne, ma soprattutto 12esimo clean sheet stagionale. Tu e Michele e gli altri compagni di reparto avete una scommessa per arrivare a una cifra ben specifica? No, sinceramente non ci siamo mai posti limiti, nel senso che noi vogliamo vincere e sappiamo che partendo da uno 0-0 o da un 0 sul tabellino della squadra avversaria è fondamentale, perché la qualità che abbiamo in questa squadra riescono a sbloccare la partita e quindi noi dobbiamo essere bravi a tenerla sullo 0-0. Ti faccio l'ultima: hai preso una botta nel finale di partita, hai zoppicato un pochino, condizioni perfette. A posto. Tutto a posto, grazie.